Questo posto mi causa un sacco di déjà vu. Mi ricorda la missione a Damasco, quando abbiamo soccorso quei diplomatici. Quando ti ho salvato il culo da quei pazzi col macete. Direi più quando io ti ho salvato il culo da quella folla di energumeni a Washington. Parlando di quelle missioni, mi sembrava di combattere per qualcosa. Questo buco del cazzo sembra solo una perdita di tempo. Vuol dire che ti stai avvicinando? Non te l'ho detto? Questa mutazione è fulgurante. Allora per cosa combatti? Perché solo di sopravvivere. Capo, ce la facciamo appena. Allora ho scelto il giusto. Jacob, vedo un sacco di morti. Sembra che siano stati saltati in padella. Merda, attenzione. Jacob, ho raggiunto l'impianto solare. Entro. Cosa vedi all'interno? Delle specie di scintille elettriche che volano ovunque. Vuol dire che ti stai avvicinando? Non te l'ho detto? Questa mutazione è folgorante. Perché stupisce o perché folgora? Ti folgora, sì, ti folgora. Ascolta, so che te la sei cavata molto bene, signora, ma questo pezzo di merda è su tutt'altro livello. Anch'io lo sono, ormai.
espansione. Wow! Peccato che... Thank you.
così, Outrider, hai ucciso la tua prima persona. Noi mutazioni non moriamo così facilmente. Seth? Vieni. Dobbiamo parlare. Hanno chiesto il tuo aiuto per combattere la mutazione. Perché non l'hai fatto? Quella patetica mostruosità era solo una distrazione. C'è della gente che muore per colpa sua, senza quella linea di rifornimento. Moriranno tutti. Quelle deboli creature si ammazzano a vicenda per degli avanzi. Stai sprecando i tuoi doni, dando loro aiuto, cercando di vincere questa inutile guerra senza fine. L'avrai capito ormai. Tu non sei più come loro. E quindi? Dovrei mettermi a giocare a fare Dio come fai tu. Io non sto giocando. Ma tu sei qualcosa di più. Mutazione e Outrider. L'ultimo Outrider. Faccio per cui ti hanno mandato. Va! Oltre la frontiera. Questa gente ha bisogno di divinità. Solo chi è come te potrà guidarmi verso il futuro. Tu. Lo chiamano Moloch. Io combatto un'altra guerra, nulla a che fare con questo squallore. La mia guerra è contro il peggiore di noi. Una mutazione potente ci distruggerà tutti, a meno che io non riesca a ucciderlo. Ma questa non è la tua guerra. Diventerai un pastore. Dovrai aiutarli a sfuggire al massacro, Outrider. Shira è fatta. La linea di rifornimento è sgombra. Non ci credo. Outrider, hai fatto ciò che 100 uomini non sono riusciti a fare. Non ringraziarmi, devi ancora vincere la guerra. Non credo che qualcuno stia vincendo questa maledetta guerra, ma c'è qualcosa di più importante che potresti riuscire a fare. Vieni nel mio bunker. Thank you.
Gli altri mercanti si lamentano che gioco a ribasso. Sfigati. Se vedi Gutman, dille che non pagherò nessuna dannata tariffa. Altri mercanti si lamentano che gioco a ribasso. Sfigati. Nulla di gratuito, mutazione o no. Se vedi Gutman, dille che non pagherò nessuna dannata tariffa.
donna sera. Avvicinati, oh rispettabile. Il signor Cheng offre la scelta migliore di tutta Rift Town. Vieni, osserva le meraviglie che vendo. Un'altra volta, grazie. Oggi non è la giornata giusta. Ah, un vento amaro soffia per noi. Vieni, vorresti bere un tè caldo? Vedo molta mercanzia qui. Oh, ignori questa roba, onorevole. La merce buona si trova sulle... Avresti dovuto pagare, vecchio! Sei una mutazione! Io non lo sapevo! E cosa cambia? Mi stava per mostrare la merce buona. Ho soltanto seguito gli ordini. Gli ordini di chi? Barker! Gestisce lui i Segugi. Elimina i mercanti di Rift Town che non lavorano per lui. Quello che vedi? Quella merda indossa una giacca degli Outrider. Ehi, signora, possiamo usare la mutazione contro di loro? Le mutazioni al nostro fianco sono un lusso, soldato, non una stampella qui. Non ti credo, mi spiace. Ehi, ciao. Jacob? Shira? Il segnale nella foresta. Te lo ricordi? Sì, come se fosse ieri. Hai ancora la sua frequenza, vero? Dici questa frequenza? Cazzo. Hai forse anche i numeri vincenti dell'otto tatuati su una chiappa? Continui a dubitare di no, me? No, è che odio quando sfodere il tuo te l'avevo detto. Quel segnale è ancora attivo come un eco in lontananza. È digitale, il che significa che deve provenire da un luogo che non presenta l'anomalia. Il problema è che non siamo mai riusciti a localizzarne la fonte, poiché non conoscevamo la frequenza. Questo prima che arrivassi tu. Ascoltami molto attentamente e devi portare questi numeri al dottor Abram Zaidi. È uno degli ultimi scienziati. Stronzata. Si trova in territorio nemico da settimane. Scommetto 5 razioni che Zaidi è morto. Non possiamo saperlo. Tu... Io ti ho già vista, eri nel laboratorio. Mi hai svegliato dal criosonno. La vita è piena di sorprese. Ti presento Jane, una tiratrice provetta. È quasi morta per salvargli la vita. Ti farà da guida. Aspetta, Shira. Quando siamo atterrati qui, quel segnale era già attivo. Ti sei per caso fatta un'idea di chi o cosa lo stia inviando? Da retta a me, meglio non farti troppe domande. Qualunque cosa sia, non vuole essere trovata. E chiunque cerchi quel dannato segnale finisce ammazzato. Ma è l'unica opportunità che abbiamo. E se qualcuno può farcela, quel qualcuno siete voi. Shira, ragiona. Jacob! È un ordine. Non volevo abbandonarti al laboratorio. Nessun problema. Ma non ho avuto scelta. Avrei fatto lo stesso.
Ho ancora speranze per McCain. Il figlio di puttana è duro a morire. Lo so che hai molte domande da fare, ma non ho tempo. Hai deciso tu di lasciarmi dormire qualche anno di troppo. Ce la farai a trovare il tempo. Com'è cominciato tutto? Perché combattevate? Quando si è scatenata l'anomalia, la colonizzazione era appena iniziata. C'era ancora più di 500.000 di persone nel criosonno in attesa di risveglio. Ma sapevamo già che non c'era cibo a sufficienza. Una fazione avrebbe voluto semplicemente staccare la corrente e farli morire nel sonno per risparmiare le risorse. Gli altri invece avrebbero preferito lasciarli vivere. Credo di sapere da che parte stessi. Io ho sbagliato. Volevamo distribuire equamente ciò che avevamo. Ma il risultato è stata la guerra. I tuoi nemici, che cosa vogliono? Che cosa desideriamo tutti noi? Risorse vitali. Ma non le abbiamo. Vogliono più cibo, acqua, qualsiasi cosa. Non smetteranno fino a quando non ci avranno preso tutto. Vogliono distruggerci. Quindi è necessario che sia io a eliminarli prima. Cosa sono adesso? Una mutazione? Aiutami a capire. Che cosa vuoi sapere? Quante ce ne sono? Il numero di coloro che hanno subito mutazioni di piccola entità è molto alto. Ma quelli davvero potenti sono una manciata. Comunque troppi per i miei gusti. E i soldati li venerano come se fossero divinità. E le altre mutazioni? Per chi combattono? Per chi gli pare a loro. Pensi che qualcuno possa controllarli? Quelli che lottano insieme a noi almeno sembra che lo facciano per una causa, hanno ancora un'ombra di umanità. Se consideriamo gli altri, non sono nient'altro che delle belve, delle macchine mortali. Non è rimasto più nulla di umano. A me non capiterà. Spero che tu abbia ragione. È davvero assurdo. Ti ho vista mentre scattavi questa foto soltanto poche ore fa. Invece è passata una vita. La ragazza che hai conosciuto quei giorni ormai non esiste più. Quella ragazza non sarebbe sopravvissuta. Ecco, tieni. Ora non mi serve più. Manchi da troppo tempo per poter capire in che cazzo di casino ci troviamo. Quelli di noi rimasti non superano i 50-60.000, mentre dall'altra parte sono molti di più. E presto non rimarrà nessuno a combatterli. L'ultimo attacco dei ribelli è stato solo un diversivo. Hanno scavato delle gallerie e piazzato esplosivi proprio sotto di noi. Hanno ridotto a pezzi la nostra prima linea. Sì, ho notato. Il numero delle vittime è incalcolabile. C'era anche uno dei miei uomini migliori, il tenente McCain. Abbiamo ricevuto un messaggio. Sembra intrappolato tra le macerie, ma è ancora vivo. Non posso più mettere a rischio altri uomini. Ho bisogno di te per poterlo salvare. È il minimo che possa fare. Voglio essere informata quando i gruppi di ricerca avranno scoperto qualcosa su McCain. Se McCain è ancora vivo, devo trovarlo.
scritto qualcosa. Sono tutti cimeli e ricordi originali. Non troverai cosa. Wow. Non si tocca. Un vinile dei Beastie Boys. Questi qui erano rari persino sulla Terra. Tu come fai a saperlo? Beh, una lunga storia. Una collezionista. Qualcuno deve esserlo. Le persone dimenticano facilmente. Come ci è arrivata? Tutta questa roba qui. Quando lasciamo la Terra, avevamo soltanto una scatola con le nostre cose. Ora questa spazzatura non suscita più interesse, tranne che a me. Questa è la nostra storia. La storia di ciò che eravamo. Delle cose perse. Il mio piccolo museo della Terra, che è sempre in cerca di donazioni. Oh, santo! C'è ancora inchiostro? Ma come? Come ho detto, è una lunga storia. Beh, grazie. Senza ricordi del passato, il futuro ha poco senso. Se dovessi trovare qualsiasi cosa della vecchia Terra, c'è una casa che l'aspetta. Terrò gli occhi aperti. Ricorda di tenere gli occhi aperti in cerca di meraviglie per i miei scaffali. Qualcuno deve recuperare questi manufatti prima che vadano perduti. Se non fosse per la guerra... Non smettere di cercare manufatti per me. Io sono troppo vecchia ormai per girovagare ovunque in cerca di pezzi. Trovato nulla per me oggi? Mi viene difficile credere che il pianeta sia già stato ripulito. I ribelli si sono presi tutto ciò che avevo. Che mi dici di tua figlia? Non può aiutarti? Hanno preso anche lei. Pensaci, se morissi in missione non dovrei più... Cos'è successo agli altri? Sei l'unico Outrider sopravvissuto? Beh, tu eri in prima fila quando è andato tutto a puttane. Sono morti quasi tutti il primo giorno. I pochi rimasti hanno fatto quello per cui eravamo venuti qui. Hanno esplorato. Chi pensi che sia morto, cercando di capire come levarsi da sto posto? Perché sei l'unico Outrider vivo? Secondo te l'avrei esplorato questo dannato pianeta dopo quello che abbiamo visto? Col cazzo!
Fanculo il distintivo. Diventare un outrider non mi interessava poi molto. Ehi, Shira. Ho da fare nel territorio dei Segugi. Cosa puoi dirmi sul loro capo, questo Barker? Gioca sporco. Se la prende con gli innocenti. I suoi uomini gli sono fedeli solo per paura. E lasci che faccia come gli pare in casa tua? È fin troppo protetto in fondo al varco. Combatto già una guerra, non posso permettermene due. Sembra che i Segugi non ti siano più utili. Per fortuna che ci sono qua io. Non mi avviso, terminerò. Il rifugio dei Segugi. Barker si trova qui da qualche parte. Sembra che lo stronzo che ha ucciso Cheng abbia detto la verità sui Segugi.
Fanculo! Non te la puoi riprendere! Chi, la ragazza? Non sono qui per lei, tu sei Barker? Ti conosco! Il signor Cheng ti manda i suoi saluti. Oh, ma dai, no! Non avevo ancora finito la frase. Ci hai messo troppo! Me l'ero preparata mentre venivo qui. Comunque, grazie dell'aiuto. Ripeto, io non ero qui per te. Hai detto... signor Cheng, sta bene? Che stronzi! Come se non bastassero i ribelli che cercano di mandarci all'inferno. Adesso ci si mettono persino i teppisti di strada a divorarci da dentro. Sì, so come funziona. Non è che sia cambiato granché alla fine. Ehi, hai fatto una buona cosa. Hai ripulito un po' le strade e torno a casa senza graffi. Mi chiamo Eva, comunque. Ho un chiosco vicino a Cheng. Vieni pure a trovarmi quando vuoi.